Di recente si è consumata un'autentica tragedia in provincia di Lecco, precisamente a Maragno, comune in provincia di Lecco, ubicato in regione Lombardia. Pensate infatti che due bambini sono stati fatti fuori da parte del padre. Il padre ha ucciso i figli di 12 anni e poi si è ucciso, si è ammazzato. Pensate che ha mandato l'ultimo SMS alla moglie. E gli avrebbe scritto: "Non li rivedrai più". Pensate che poco prima del gesto l'uomo ha pubblicato nei social un'immagine di lui con gli amati figli. Ok? I figli erano un maschio e una femmina, entrambi gemelli di 12 anni. Secondo quello che è stato reso noto, diciamo così, li ha uccisi, poi si è gettato dall'alto ponte della Vittoria a Maggio di Cremeno, provincia di Lecco. Luogo poco lontano da dove si è consumato l'efferato omicidio, il duplice omicidio. Un viadotto piuttosto noto, in quanto negli anni che sono passati è stato teatro di innumerevoli suicidi a trovare i corpi, ormai privi di vita. Dei figli è stata la madre, giunta dal Milanese disperata dopo aver ricevuto quel tragico messaggio da parte del marito, da cui pare fosse in fase di separazione. Una vicenda questa che sciocca e non poco tutto tutta l'Italia, tutto lo stivale, ma soprattutto la piccola comunità di Maragno, ripeto, in provincia di Lecco, regione Lombardia. Io ovviamente non faccio né nomi né cognomi dell'uomo che ha ucciso i bambini e poi si è ammassato, però è una storia questa che mi ha profondamente scioccato. Vi ringrazio per l'ascolto, questo video non vuole ledere la privacy dei ragazzi né dell'uomo di questo paio di famiglia né della donna, ma solo informare eventuali persone, sperando che nessuno mai compia un gesto come questo. Grazie ancora a voi, al prossimo video.